Benvenuto a Lunch Press, una trasmissione di Edoardo Montour. Cazzo guardi, altre trasmissioni. Eccoci, siamo live. Questo è Lunch Press ed è martedì 26 luglio 2022. Un saluto dal sottoscritto Ficaio Tomori, alla mia destra Teo Hernandez. Ciao Teo. Ciao, come stai? Ciao, chi è campioni? Noi, grazie mille. Un saluto a tutti quelli che ci stanno raggiungendo e quelli che ci hanno già raggiunto. Siete già in tantissimi. Oggi tante novità, perché tra l'altro stanno arrivando subito. Stanno arrivando sul momento, e quindi ve le daremo insieme a Luca Bianchini di Gazzetta dello Sport, che arriverà fra circa 5 minuti, alle 13.05 lo chiamiamo. Lui sta seguendo il ritiro del Milan da Villach in Austria, e quindi gli chiederemo insomma le sensazioni, gli chiederemo le sensazioni dal ritiro, le condizioni anche degli infortunati. In questo momento c'è anche Tommy Pobega che sta cercando di recuperare, c'è Origi che sta facendo personalizzato sul campo, quindi gli chiederemo le sue sensazioni e anche chi potrà insomma stupire quest'anno, perché l'anno scorso abbiamo parlato, anche mister Pioli ha parlato tanto diciamo dell'esplosione già dal ritiro, no? Di Leao, di Tonali, di Krunic. Vedremo se lui oggi ci darà qualche indicazione in merito. Tra l'altro, prima del suo arrivo vi do l'ultimissima notizia, perché Maldini e Massara incontreranno il CEO del Bruges, Vincent Manert, a Lugano questo pomeriggio per chiudere il contratto, per chiudere la trattativa per Charles de Ketelaar. Grazie a Jazz C che si è abbonato di livello 1 e Jay-Z. E grazie anche a Riccardo Ruggero che si è abbonato per il quinto mese consecutivo. Grazie. Ma il nome è Riccardo Ruggero? No, sarà Riccardo o Ruggero. Non abbiamo il tappetino, però io sta cosa non riesco. Non abbiamo il tappetino sotto, chiediamo a Kevin di mettercelo. Continuate ad abbonarvi, c'è il messaggio incollato in chat, 0,99, e continuate a mettere like ovviamente al canale. Siamo già in più di 300, ma ci sono solo 50 like. Sì, potrebbe essere oggi il giorno in cui effettivamente, da quant'è che lo diciamo, 2 mesi? Però sì, oggi si incontreranno, e speriamo che sia l'incontro definitivo, che si guardino e si dicano: ah, sei a sto giro, Paolo, guardami negli occhi. L'incontro definitivo è una barzelletta, cioè scusate il francesismo, però deve essere l'incontro... Per chiudere, nel senso positivo o negativo? Questa è la vera domanda. Ah, positivo. Anch'io lo spero. Paolo gli dirà: Vincent, guardami negli occhi. Famosi 35. Non si incontrerebbero neanche, immagino. No, ma quello neanche io. Si incontrano appunto a Lugano, diciamo una sorta di via di mezzo. E non c'è nessuno in regia. Non abbiamo la regia in questo momento. Tra l'altro, fra 2-3 minuti chiamiamo il nostro ospite Luca Bianchin. Allora, io ho qualche domanda interessante, perché appunto voglio capire quali sono anche i carichi di lavoro. Voglio capire, insomma, voglio capire quali sono anche le sensazioni, il clima, l'umore. Abbiamo Kev, visto tante scusa, stories. Leo, Kev, mi metti il tappetino, che è veramente una roba che... Cioè non riesco a sentire la mia voce senza il tappetino. Cioè, almeno sentire ti la tua voce, no, ma anche sentire la mia senza tappetino. C'è una roba che mi... Grazie. Cioè, respiri come se fossi un pesce fuor d'acqua senza sono il tappetino. Ore caldissime. Giuseppe ci dà il suo sostegno. Grazie, Giuseppe. Si è un cognome di livello è quasi 1. Importante, vedo. Trevisani. Grazie, Giuseppe. Continuate ad abbonarvi. Siamo già a 3 oggi. Tra l'altro, alle 13:40. Flavio, te l'abbiamo appena data la novità. Ci incontrano a Lugano. Esatto, fate i bravi, non fate le battute su Lugano, però si incontreranno a Lugano oggi pomeriggio. Leo, sì. Perché tu conosci, cos'è che c'è a Lugano? No, è una delle maggiori città della Svizzera, c'è il Lugano, che gioca a calcio. Sì. E basta, so che è un'ora di macchina da Milano, ecco. E niente di più, niente di meno in realtà, ti dirò la verità. Nel frattempo Kevin, dammi indicazioni se arriva il nostro ospite. Incontro a Lugano oggi. Proprio, guarda, siamo arrivati in onda, mi sono seduto, è arrivata la notizia. Milan e Bruges si incontrano, lo ripetiamo, oggi potrebbe, e ci auspichiamo tutti, e dovrebbe essere il giorno giusto per chiudere questa benedetta trattativa. Sì. Sei contento? Direi che era anche ora. Direi che era anche ora.
Speriamo di mettere un punto definitivo a quest'ultimo mese che è stato abbastanza particolare. Speriamo che sia la prima tesserona del domino del mercato del Milan. Perché poi dici che va a cascata. Poi il Milan. Io è quello che spero, perlomeno. Poi tu dici che il Milan quindi a questo punto mette una buonissima parte del suo budget lì e poi con diciamo il restante, perché si parla anche ovviamente di Ziyech, che ne avete parlato anche voi stamattina a Sì. obbligo, no? E con, insomma, ho letto stamattina anche che il Chelsea lo libererebbe per una cifra intorno ai 10 Ma milioni. questa mi sembra una mezza. Una mezza? Non so. A me piace dire il termine buttad. Va Dai, bene. vabbè. In ogni caso, che sia prestito o non prestito, Anche il insomma. mio off termine iniziava con but. Però finiva in No. altro modo. Però Beh, come li vabbè. vedi insieme? Beh, insieme gaserebbero. C'è da Vabbè, dire la vinci che. in ciabatte insieme. Calma. Su questo ragazzo dobbiamo rimanere molto calmi. Cioè, non sta arrivando Maradona al Milan. Ok, Vuoi cioè, scaricare, vuoi un po' no, è scaricarlo. necessario scaricare un po' di pressione perché dopo una trattativa del genere, a quella cifra, tutti i 1700 paragoni con Kakà e il faccino pulito e quelle No, cose lì, certo. bisogna comunque dargli tempo. Ricordiamo che ci sono giocatori che ci hanno messo poco, Tomori, Theo, alla seconda, terza partita già si erano integrati, amalgamati, già E chi stavano ci ha messo facendo di la più? differenza. E c'è chi ha messo di più, Tonali ci ha messo un anno. Leao ce ne ha messi addirittura 2,5 o 3, quindi insomma bisogna dare tempo. Ma abbiamo il nostro ospite in collegamento, Luca Bianchin di Gazzetta, direttamente da Villach, giusto? Ciao Luca. Ciao, giusto. Ciao, allora appunto so che sei presente a Villach in Austria per seguire insomma il mini ritiro del Milan in questi giorni. Ti volevo chiedere le tue sensazioni un po' insomma sui carichi di allenamento, anche sul clima che si respira lì e soprattutto chi ti ha sorpreso di più e che secondo te potrebbe fare una gran stagione. Sai, difficile dirti così perché noi vediamo degli allenamenti, qualcosa può colpirti come tu. Sì, io credo sono stato colpito da lì, nel senso che fa delle piccole cose da giocatore di qualità. È chiaro che lui è quel tipo di giocatore, però non siamo abituati magari a vederlo su base quotidiana, quindi quando le vedi in campo non te le aspetti. E poi il fisico di Rafael Leão, che mi sembra ancora cresciuto. Nel senso, diciamo, muscolare, deve aver lavorato in palestra tanto in queste settimane di assenza. Beh, e quindi secondo te a Leao, appunto, mi collego alla tua considerazione, mancava un po' questa parte per essere veramente, veramente completo, cioè la parte muscolare? Ma no, io penso che sia la parte mentale quella che gli manca per diventare veramente completo, ma mentale non nel senso che sia un cattivo ragazzo, che non si impegni, perché io sono arrivato al Milan da poco. Come sapete, prima seguivo la Juventus, ma tutti mi raccontano di un ragazzo che comunque è assolutamente serio, però gli manca magari quella cattiveria sottoporta. Raccontava per dire Florenzi che lui e Mbappé hanno molto in comune, ma su 10 occasioni Mbappé è impressionante come sia cinico Certo. davanti alla porta e magari faccia 8 gol, mentre Rafa in questo deve ancora crescere. Io credo che questa sia il passo che gli manca, certo non il passo fisico, perché insomma è sempre stato devastante da quel punto di vista. Certo, mettere ancora massa è un completamento che può diventare in alcuni casi molto positivo, ma in alcuni casi anche forse un po' pericoloso, ma dovreste chiedere poi a uno specialista della Sì. preparazione atletica e non a me. Però è impressionante vederlo anche vicino ai compagni, è proprio fisicamente più strutturato. Luca, ho letto il tuo tweet sul rinnovo di Pobega, no? Che sarebbe questione di giorni. Ti volevo chiedere appunto a che punto siamo con il rinnovo, ma anche le sue condizioni fisiche, visto insomma il piccolo infortunio che ha rimediato e quale potrebbe essere il suo ruolo in squadra in questa stagione. Il rinnovo è fondamentalmente tutto deciso, nel senso che d'accordo, ormai stabilito, manca soltanto la firma, come si dice in questi casi, e mi manca l'annuncio che verrà fatto, io credo, già in questa settimana o all'inizio della prossima. Oggi lo abbiamo visto in campo prima della squadra, faceva qualche esercizio con la palla e soprattutto correva con un preparatore. Rientrerà probabilmente, quasi sicuramente, contro il Vicenza il 6 agosto. Perfetto, allora senti, tra l'altro saprai anche tu ovviamente, è notizia degli ultimi minuti che oggi pomeriggio il Milan si dovrebbe incontrare con il Brugia Lugano per chiudere per Charles de Ketelaere. Ovviamente cosa ne pensi del giocatore, di questa trattativa lunga 2 mesi e
e se questo acquisto possa togliere un po' di spazio ad Yassin Adli, che l'abbiamo visto provato spesso da trequartista. Sì, io credo che nel 4-2-3-1 Yassin Adli possa giocare solo trequartista, quindi chiaramente sì, toglierebbe molto spazio, ma in una stagione come questa è solo un bene per il Milan, sarebbe solo un bene per il Milan. Ricordiamoci che tutti gli allenatori sono molto preoccupati da queste 21 partite per le grandi squadre, più le nazionali da giocare in 3 mesi esatti, quindi insomma si va in campo ogni 4 giorni, qualcuno ha anche impegni più ravvicinati della media dei 4 giorni, quindi diventa complicato, nessuno può pensare di giocare tutte le partite, è impossibile, quindi le alternative fanno soltanto bene, quindi io credo che questa sia la decisione del Milan, effettivamente è perfetto perché può giocare anche qualche minuto a destra o davanti, aiuta molto le rotazioni. Luca, ti faccio proprio le ultime due al volo, sulla questione soprattutto alla destra, che si parla insistentemente anche di Hakim Ziyech. Quest'anno il Chelsea lo ha messo, diciamo, alla porta ufficialmente. Secondo te può essere una trattativa da fine agosto per completare eventualmente il reparto d'attacco? E l'ultima domanda, se il suo eventuale acquisto possa far cambiare in parte modulo a Pioli verso un 4-3-3? Il 4-3-3 è un'alternativa già adesso. Io credo che lo vedremo, come credo che vedremo la difesa 3 con Kier insieme a Kalulu e Tomori. Queste sono le due variazioni che mi aspetto dal Milan. Di conseguenza sì, 4-3-3 è un'ipotesi, direi anche con De Ketelaere, perché indipendentemente dal mercato è una cosa che io credo vedremo. De Ketelaere largo a destra e 4-3-3 ad esempio può giocare assolutamente. E per quanto riguarda invece Ziyech, per te può essere appunto una trattativa da fine agosto, e a che condizioni? Prestito? Titolo definitivo? Io credo, l'abbia scritto sulla Gazzetta in edicola, che sia un'ipotesi più concreta del prestito al trasferimento a titolo definitivo, nel senso che ormai il prezzo sia abbassato talmente tanto che, tra virgolette, conviene prenderlo per una decina di milioni a titolo definitivo. Il problema vero è lo stipendio, perché è un giocatore che prende 6 milioni, il Milan io credo che sicuramente lui se lo abbasserebbe, però il Milan farebbe ragionamenti anche in quel caso, nel senso che non è semplice poi negli equilibri finanziari del club, che noi possiamo conoscere solo in parte, inserire un giocatore anche da 5 milioni. Sì. Di conseguenza, insomma, dobbiamo un po' capire, aspettare, tu dici fine agosto, sì, è una possibilità, magari io credo che si possa decidere qualcosa anche prima, con i campionati che iniziano il 13, io credo che quella stagione dei saldi, con molte virgolette, che abbiamo visto generalmente a fine agosto, quest'anno possa essere un po' anticipato. Va bene Luca, grazie mille, ti ringraziamo, sei stato gentilissimo, ci sentiamo la prossima volta, buona giornata. A voi, grazie. Ciao, ciao, ciao Luca, grazie. Sì, ragazzi, dell'incontro lo ripeteremo ogni tot. Tutto ci sarà questo incontro a Lugano tra il Milan e il Bruges per chiudere la trattativa De Ketelaere. Allora, grazie Massimo, giusto? Grazie Massimo che ha donato 5 euro. Sì. Grazie Massimo, continuate ad abbonarvi, continuate a mettere like, che siamo più di 800. E allora, leggiamo qualche messaggio perché ci chiedono, Harry, e la giro a te, perché prendere CDK se abbiamo Adli? Gliel'ho fatta anche a Luca. E secondo me ha risposto nel modo giusto. Cosa ne pensi? Penso che ci siano tante partite, penso che Pioli in quella zona di campo lì abbia richiesto tanta qualità e la stai mettendo dentro, tra virgolette. Penso che se battezzi De Ketelaere e Adli in mezzo, se battezzi Messias e Salmacher a destra, Leao Rebic a sinistra, Brahim possa fare il jolly su tutto il fronte della tre quarti, dato che Pioli ha anche detto io ne voglio, praticamente voglio 22 titolari più un giocatore aggiuntivo a reparto. E non sarebbe, non era nell'idea di Pioli Rade Krunic quel giocatore? Per me Rade Krunic sarà il jolly dietro. In mediana? Eh sì. Lo sta o comunque un Pioli, giocatore che tu puoi provare sia dietro, che poi nella remotissima ipotesi, ci auguriamo ovviamente che non accada, nella remotissima ipotesi in cui ti possa servire anche davanti, lo puoi usare anche un po' più avanti, ecco. Poi se si parla, sì, come punta, anche punta ha fatto, anche il terzino, tutto. Sì. Poi se si parla, come dire, se si parla anche di 4-3-3, naturalmente Krunic in questo senso ti aiuta, perché è una mezzala pura, fatta e finita, all'Empoli giocava lì. Quindi l'importante è comunque migliorare la rosa della scorsa stagione. Sì. Secondo me lo fai. Poi io sono convinto, d'altra parte, che De Ketelaere, l'arrivo di De Ketelaere completa l'attacco, sì, a livello numerico. Uh-huh. Se
dovessimo andare anche su Zia, qualcuno per me esce tra Messias e Salma Kerr. Sì. Per me sì, non avrebbe senso tenere Brahim, Adli, De Ketelaar, Messias, Salma Kerr, troppi. Zieck, cioè letteralmente troppi, anche sono veramente se troppi. Ogni tre rischi per dire di non vedere mai Adli o di non vedere mai Messias. Che senso ha tenerli in rosa? No, quello no, però magari puoi trovargli delle porzioni, cioè considera anche i cinque cambi e considera che se giochi in una settimana, come c'è per esempio certo. Champions, Juve, però Champions. È stato Pioli a dirti non voglio una rosa di 28-29. No, quello sì. E quello stai sì. Andando, cioè, se dovessimo fare Ziyech e De Ketelaar senza uscite, cioè solo con l'uscita di Daniel Maldini, che tra oggi e domani, bravissimo, più domani dovrebbe arrivare alla Spezia. Saltato il Verona. A quel punto è difficile, cioè, ripeto, rischi di andare veramente verso quei 28-29. Io non so se nel 4-3-3 De Ketelaar può giocare largo a destra, come ci ha detto Luca, probabilmente può farlo, non so con che risultati rispetto a giocare più per vie centrali. Però secondo me non lo può fare in un 4-2-3-1, però in un 4-3-3 sì, perché ha anche copertura delle mezzali. Cioè per me farebbe un po' più fatica a fare quello che chiede Pioli sulla destra nel suo, diciamo, modulo classico. Mm. Diteci anche voi cosa ne pensate, perché appunto sono ore caldissime per De Ketelaar, lo so che lo diciamo da due mesi, ma perché è così, è una trattativa di due mesi, però oggi lo ripetiamo leggendo anche quello che ha detto Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, trequartista che va, trequartista che viene, Daniel Maldini 10 minuti fa, insomma l'ha scritto fate un'oretta fa, ha salutato con commozione i compagni, in particolare Pioli, Florenzi e Tonali. Charles De Ketelaar, dice insomma, il buon Di Stefano, nel giro di 48 ore l'affare dovrebbe definirsi, come ci raccontavano ieri sera, si va verso il sì. E poi è uscita Sport Italia con la notizia dell'incontro a Lugano tra Maldini e Massara. E, insomma, l'incontro a Lugano! La seconda l'ha detto così? Spettacolo! Buona notizia clamorosa! Maldini! Beh, clamorosa in questo caso... aspettata, ma secondo sì. Te quindi questa settimana può atterrare? Lui sta aspettando. È come, sai chi mi ha ricordato ieri sera con le dovutissime proporzioni? Gli auguro di non diventare come lui, Maxi Lopez. Ma chi questo? Charles, che aspetta? Che aspetta? Lui sta aspettando, non gioca le partite, va in tribuna, se lo va a vedere. Allora, ci sono da leggere, leo un po' di messaggi in chat. Vai, innanzitutto vai, tale vai. Pietro, se non sbaglio, che si è Pietro Girardi, che si è abbonato, grazie, di livello 1, grazie di grazie cuore. Pietro, grazie. Fatelo di cuore. Tutti, c'è il link fissato in chat. Poi c'è Er Siepoing, non so come si lega, che sono scrive Lugano. Sono Lugano. Ditemi a che ora. Nel pomeriggio, quindi non sappiamo dove. Guarda, se riusciamo a capire, o riesci anche tu a informarti, magari seguendo chi ha dato la notizia, Sport Italia. Sì, Sport Italia. Se si riesce a capire dove, vai, mandaci video. In qualche modo, non so come, però. Lost 02, quindi si va sopra i 33 milioni? Immagino in uno degli hotel di Lugano. Uno degli hotel più ricchi di Lugano, non lo so. No, ma perché ridi? Sta cosa, perché no? Dove devono andare? Si incontrano in un hotel, non è che si incontrano al bar. Infatti. O al casino. Infatti. Ma perché ridi pensando a Lugano? Ma c'è una... No, non c'è nessun secondo fine. No, dicevano, si va oltre i 33? Milioni? Più pallida idea, non voglio... Beh, il Milan era lì, Doveva essere un 30 più 3... Secondo te quanto si chiude? Facciamo un toto trattativa. C'è anche un toto hotel di Lugano. Fate un... Ciao Cristian, che ci saluta dal Brasile. Nello studio di notaio, anche questo è vero, potrebbe essere. Se si chiude oggi potrebbe arrivare domani a Milano? Credo tra domani e giovedì. Non lo so, magari aspetto... Cioè, boh. Poi dipende da quando possono fissare le visite mediche. Al McDonald's. Si incontrano Maldini, Massara e il CEO del Bruges, un tale Vincent. Tra l'altro non l'abbiamo detto. Questo tale Vincent. No, cioè, sappiamo anche il cognome, ma tanto non ve ne frega niente. Allora, ci state scrivendo, secondo voi quanto chiudono bello? Mi piace, 32 più 3, 32 più 2, 34, 33 più 10. A me non interessa, l'importante è che lo porti a casa. Vabbè, ma era per fare un giochino, quindi smontare il giochino delle cifre. In ogni caso, 13:20 0249 42 8479. Apriamo le telefonate, Kevin. Chiamateci. Apriamo le telefonate. Perché oggi l'hai detto un po'. È vero, l'ho detto un po' così. Perché ci dovete dire quello che volete su questo incontro, dove lo fanno, a quanto si chiude.
Insomma, tutto 8 tutto quello più che... Casa Dei che vale 40. 40. Eh beh, però lì dai bel 48. Ma io sapevo che Casa Dei era diventata una valuta. Ormai c'era il cambio euro-dollaro, ah, no. Casa Dei. Poverino, tanto sto ragazzo qua che è finito, insomma, questi su... 30 migliori, quanti Casa Dei sono? Esatto, vedi. Non lo so. C'è qualcuno che l'ha scritto. 100% della rivendita ieri mi ha fatto straridere che gli diamo la rivendita, tanto non lo rivendiamo. Però insomma leggevo anche una bella analisi, Henry, sul fatto, sul motivi, sugli eventuali motivi per cui il Milan, diciamo, sta attento quasi veramente al centesimo e sarebbe, ho letto questa analisi, molto interessante, sì, tra l'altro, che vorrei commentare con te, anche per una sorta di ROI, non so se sapete cos'è, insomma, il ritorno dell'investimento in inglese. Cosa significa? Che mi sta anche, diciamo, pensando, valutando in proprietà questa cosa, nel senso, se io lo pago 40, 45, poi a quanto ipoteticamente lo posso rivendere? Chiaramente di più, però il differenziale si riduce più lo paghi, capito? Cioè, non è Raffaele Leao che l'hai pagato 30 che... Facevo il linguistico, Leo. No, è insomma la differenza tra quanto lo compri e quanto lo vendi. Beh, però, allora, è un ragazzo del 2001. Se tu lo prendi a 35, gli fai un quinquennale, sono 7 milioni l'anno. Se tra due anni, facciamo due o tre, facciamo tre, questo ragazzo è ancora su questo livello, ma ci auguriamo ovviamente meglio, già 21 milioni dei 35 se ne sono andati di ammortamento, quindi rimangono 14. Tu vendendolo anche a 15 faresti plusvalenza, no, per chiaro. Dire. È ovvio che se rimane a questo livello o va ancora più in alto, 14 se lo vendi a 50, 60, 70 e oltre, cioè se vai ad analizzare queste cose in termini di plusvalenza, non dico un investimento sicuro perché deve comunque mantenere questo livello come minimo, però cioè, ma Raffaele te... Leao, cioè, facevamo i conti della serie sperando di non fare minusvalenza, no? Con Raffaele Leao l'anno scorso, dopo due anni un po' così, un po' complicati, no? Dicevamo, speriamo di non fare minusvalenza, vale, no? Perché eravamo lì a dire, però pesa 17, se arriva un'offerta magari a 20 lo vendi. A 20, però vale 6 volte. E dicevi, quasi, no? Ed eri lì a dire, però a 20 non lo so, magari puoi aspettare un altro anno, e meno male che lo abbiamo aspettato un altro anno, perché sì, da fare una plusvalenza di 3 o di niente... Arrivi a farla di niente perché non lo rinnovi. La rifaremo di niente perché andrà via tra due anni. Perché non rinnovi, tra l'altro, no, volevo chiedere a Luca. Però il punto è che adesso la plusvalenza di Leao potenzialmente, se lo vendi anche a 80-90, di tanto, 80-70 milioni. Sì, sì, quindi, sì. Allora, perché è un anno in più. Domanda. Mi ha fatto ridere il messaggio di Diego, un nostro abbonato. Già ho l'ansia di perdere CDK a zero quando rinnova. Tra l'altro, dovrebbero fare 5 anni. Ti dovrebbero fare 5. È ancora arrivato, cioè lo so, ma sai, dopo d'ansia, due anni arriva il terzo, basta, è finita anche lì. Li dovrebbero fare i contratti di 30 anni, così siamo a posto, non vanno via zero. Comunque continua la discussione su dove si incontreranno a Lugano. Allora, noi sicuramente alle 16 siamo in onda con il talk e quindi vi documenteremo dove sarà l'incontro, come sarà l'incontro, perché dovrebbe avvenire nel pomeriggio. Nel frattempo, di nuovo vi invito rinnovo l'invito di nuovo a telefonarci allo 02 49 42 84 79 e mettete like, perché oggi, per quanto il titolo sia Shars ora mai più, dovrebbe essere Shars ora. Oh, e finalmente, e ci sono tolti dalle balle dopo due c'è mesi. Fiducia. Esatto, c'è fiducia, c'è serenità. Diciamo che sicuramente da parte nostra, se domani arriva, dopodomani, guarda, ti faccio una grandissima, non so, proprio mi sciolgo, finalmente, cambiamo obiettivi, andiamo sul centrocampista, andiamo sul difensore. Poi sai che ci sta dando tre settimane di Renato Sanchez e finisce il mercato, no, sto scherzando. No, vabbè, ma Renato che ci ascolta sempre, salutiamoci, filtra svizzerismo, siete meravigliosi. Allora, ecco, vedi, mentre stavo dicendo allora, abbiamo la prima telefonata, pronto? Pronti. Ciao, sono Enzo. Ciao Enzo, dici tutto. Visto che non chiama nessuno, io chiamo. Vai, chiama. Dici. Innanzitutto saluto Enrico, perché lui, se si ricorda, noi abbiamo sempre, condividiamo sempre un giocatore, io e lui. Certo. Ma da quando nessuno gli voleva bene. Eh sì.
il grande Leao. Poi volevo dire, volevo dirvi, secondo voi, se noi riusciamo a portare a termine questa telenovela, no? Il prossimo investimento, piuttosto che Sanchez, non si potrebbe, almeno da come la penso io, da come penso che la dirigenza del Milan lavori, non sarebbe il caso di farlo sul ragazzino dell'Aston Villa? Chukwuemeka. Esatto, no, non ci provo neanche a dirlo, scusa. È una bella domanda. Io immagino questo, lo speaker del Milan il prossimo anno come dovrà fare, non lo so. De Ketela, però... ma anche i nomi annunciati dal pubblico, cioè De Ketela sarà De Keteler, De Ketelar, De Ketelar. Chukwe Meka se fosse. Sì, però finisci in Meka, cioè il rumore che senti dei tifosi sarà Meka. Tipo Meka, no? E invece De Ketela sarà tipo De Ketelar, una roba del genere, sarà divertente. Però sai perché vi dico questo? Perché mi sembra un altro prospetto molto molto interessante, perché dalle caratteristiche, secondo me, per il ruolo del dopo che sì, che comunque sicuramente non trovi uno uguale a lui, però secondo me il ragazzino si addice più che Sanchez in quel ruolo lì. Ma per caratteristiche dici che in realtà in realtà cioè guarda, per quanto mi riguarda, per quello che ha fatto vedere finora, però c'ha 18 anni. Sì. Infatti, per quello che ha fatto vedere finora, per dove ha giocato, è quasi più offensivo Chukwuemeka di Renato. Ma sì, però è più dinamico. Ma no, più che dinamico è più fisico, cioè ha caratteristiche fisiche per essere un crack anche da mediano a centrocampista centrale, ecco. Però se andiamo a vedere dove hanno giocato è più centrocampista centrale Renato di questo ragazzo, che in realtà ha fatto anche il tre quarti, la mezzala, sì. E poi un'altra cosa, però lui ti garantirebbe anche più partite da quello che è lo score per adesso, Perché Sanchez non è che c'è un'affidabilità totale. Però Enzo, non lanci un ragazzino a fargli fare magari 35 partite. Noi dobbiamo sostituire Frank, non è che dobbiamo sostituire Bakayoko che fa il quarto. Però non dimentichiamoci che il ragazzo ha fatto già tante partite in Inghilterra. Non così tante. Quest'anno ha giocato veramente poco. Quest'anno ha registrato 1000 minuti. Ha giocato l'europeo molto bene, il migliore forse l'europeo, under 19, però in Premier League poco. Vediamo, va ragazzi. E poi secondo voi l'ultima cosa, ma se prendiamo De Ketelere, il futuro di Adli? Abbiamo parlato anche prima. Sì, te la volevo fare anche a te. Adesso ne parliamo, Enzo. Grazie. Enzo. Ciao ragazzi, ciao. Ma allora, ti dico rapidamente la mia. Per me Charles potrebbe essere... Charles, senza l'S. Sì. Vabbè, perché in Belgio non si pronuncia... Perché si dice Charles? Charles, così distingo i due, che se no faccio confusione. Allora, Charles per me potrebbe giocare a destra. A destra, nel senso, se Adli davvero si dimostra un giocatore, non dico insostituibile, però un giocatore da far giocare quasi sempre, dove si prende, diciamo, la titolarità, per me a quel punto lui può giocare a destra. Ma veramente può giocare a destra, Lo ha fatto anche in Champions League. Io sono sempre stato dell'idea che il Milan possa fare lui e un'ala destra, e per me lo può fare e farebbe bene a farlo, perché lui da tre quarti è purissimo, è proprio puro. Però nel caso in cui non arrivasse, visto che tu parlavi di overbooking eventuale, per me lui potrebbe veramente fare quasi il jolly, cioè sempre in campo. Perché io adesso, per un ragazzo, per quanto giovane, ma se tu spendi 35 milioni, quello devi far titolare, ma non da subito, ma quasi. Io sono dell'idea che li diamo a Pioli e fa lui. Vabbè, e fin qua. Onestamente, perché puoi giocare con De Ketelaere centrale, un esterno destro, puoi giocare con Adli centrale, De Ketelaere a destra, puoi giocare con Adli centrale, un esterno destro e De Ketelaere punta, perché l'ha fatto principalmente la punta quest'anno. Sono dell'idea che tu, l'idea è a mano a Pioli, e Pioli, in base a come ha sempre giocato al Milan... Però hai preso un giocatore che fa tanti ruoli, giocatore che fa tante cose. Infatti è un bene. Per quello, secondo me, Milan si è spinto così oltre i 35. Sono molto curioso di vedere come li schiererà eventualmente. Soprattutto dovesse arrivare anche Ziyech. Così come sono curioso di vedere Origi. Tanto. Quindi, onestamente, sono dell'idea. Diamoli a Stefano Pioli.
E poi ci pensa. Guarda, Filippo ci scrive: Adli da più equilibrio giocheramo. Io stavo sta parola equilibrio, poi mi certe volte, però sono abbastanza d'accordo con te. Da più equilibrio giocherà molto di più al centro di CDK, che è più offensivo, ma che l'ho perso, ma che lo puoi mettere a destra. Ha fatto 4 partite in stagione, ha 2 a destra e 2 a sinistra, Charles. Ah, vedi. Ah, 2 a destra, quindi mai centrale. No, tutte le altre ne ha fatte tipo una trentina da prima punta, una un 7-8 credo da tre quarti seconda punta. Ma tu secondo te lui fa proprio la punta o fa il falso? È una punta tipica, però è un ragazzo molto giovane, cioè ha le caratteristiche per giocare un po' ovunque. Ha fatto 3 partite da mezzala di centrocampo, cioè... 4-2 fantasia ci scrivono. Guardate la heatmap, è un po' ovunque. Beh, sì. Tra l'altro un po' ovunque con meno presenza al centro. Però ha giocato praticamente il 60% della stagione da prima punta centrale. In un attacco a 2. Pronto, abbiamo una seconda telefonata. Ciao, buongiorno a tutti quanti. Ciao, nome? Riccardo Milano. Ciao Riccardo, dici tutto. Allora, una domanda, una cosa, una curiosità. Il Chelsea ha sempre messo quella famosa clausola del rinnovo più questa specie di rinnovo unilaterale, sì. Capisco pure che stia un attimino. Ma per quale motivo non lo facciamo anche noi? Non sarebbe comodo, anche per evitare questi problemi di questi personaggi che appunto a un certo punto se ne vanno e tanti saluti? Ah. Beh, potrebbe essere un'idea, non so se in Italia si possa applicare perché non ho visto grandi contratti con rinnovi unilaterali, anzi quasi nessuno. Noi dovremmo mettere in rinnovo. Europa. Sì, quello scusa, sì. Scusa. Il Chelsea lo fanno, l'hanno fatto Europa, con Bakayoko, l'hanno fatto con Giroud, lo fanno. Però non e so se non lo facciamo anche noi. Sarebbe interessante per evitare certi problemi. Però se in Italia non c'è proprio nessuno che lo fa, ho dei dubbi a livello proprio... di regolamento. È vero che in Europa lo fanno, ma considera che in Europa ci sono proprio anche regole diverse sui calciatori che possono giocare. Guarda il caso Eriksen, per dire, no? Quindi se in Italia non si fa, penso che non si possa proprio fare. In ogni caso noi lo dovremmo fare unilaterale per 7 anni, che ogni anno, se vuoi, lo rinnovi. Ma si potrebbe discutere in modo bilaterale, forse così sarebbe giusto. Cioè, lo puoi fare tu, lo posso fare io. A questo punto non credo che ci siano ostacoli alla cosa. Però era una curiosità mia. Sì, va bene, grazie, Riccardo. Ciao, Riccardo. Grazie per averci chiamato. Ciao, buona giornata. Ciao. Belli spunti, mi piace. Luca scrive: in Italia è illegale. Ecco. Ci fidiamo di Luca? Sì, di solito ne sanno molto più di noi. In Italia è illegale... E, mi piace Claude che scrive: penso il prezzo di Charles 36-3. Diverte che Veronica e Sergio fanno i fattacci loro, in chat parlano dei loro fattacci, è molto divertente. Vabbè dai. Però noi perché non Denayer a zero, ci chiede Ivan, perché non è un calciatore per quanto mi riguarda. No, andava detto. A te piace? Ma non è male. Dai. No, Ivan, non so se te piaccia, per carità, ci mancherebbe. A me non dispiace il Denayer. Ma è imbarazzante. Beh, per farti lento. Quarto. No, lenti, mi sembra tipo Dante. No. Non si pronuncia Dante. A me lo sembra so, tipo un pochino la versione di Van Dijk, tipo di AliExpress, quelle cose. Di no, Wish. Nel senso che esteticamente un po' lo ricorda anche, no? Sì, con... Ho capito, Sam ci scrive tutto quando rispetto arriva. Per Denayer, gli vogliamo bene. No, speriamo. Ci ascolta sempre tutti i giorni, è qui collegato alle 13, sembra Montolivo da quando è lento, ci scrivono. E anche CDK, possibile futura punta del Milan, Antonio ne abbiamo parlato, secondo Enrico sì, insomma, che ha giocato spessissimo quest'anno da punta, anzi ha giocato quasi sempre da punta, però al Milan potrebbe giocare un pelo dietro, soprattutto inizialmente, anche perché appena recupera Origi, no, Harry, insomma, lì davanti siamo coperti. Sì. E anche perché Rebic l'abbiamo visto molto, molto bene da punta, meno bene da esterno. Perlomeno questa è la mia sensazione delle prime due partite, da esterno sinistro. Ma in teoria Ante questa stagione deve semplicemente garantire continuità, però avendo la consapevolezza che davanti a
a Leao. E sai, forse la scorsa stagione ha pagato un po' anche questo a livello mentale. Grazie Vincenzo, Vincenzo. Per me anche la consapevolezza del proprio ruolo è importante. Cioè il sapere che tu magari non sei un titolare, però sai che... esatto. Però sai che comunque quando entri, se dai il massimo, sei fondamentale. Perché Krunic per me quest'anno è stato uno dei protagonisti o coprotagonisti. Sicuramente non è Leao, Teo, Maignan, Tonali, Giroud. Ovviamente, Kalulu Tomori, ma lo sa anche lui. Però Krunic, ci sono state delle partite in cui è stato fondamentale. Quindi la consapevolezza del ruolo, come dice sempre Pioli, non è una minchiata, evidentemente. Non conta la quantità dei minuti, ma la qualità. È quello. Cioè, per me ha molto senso. Ma infatti si è preso addirittura al posto del titolare Krunic nelle ultime a fine stagione. Esatto. Cosa significa? Che se Rebic capisce, diventa consapevole che il vice Leao, perché Leao in questo momento è intoccabile praticamente per la condizione che ha e per quello che ha portato. Sì, o una sorta di punta Jolly. Sì, o Jolly davanti, esatto. Se diventa consapevole che il suo ruolo da gregario però può essere comunque determinante, per me possiamo vedere un Ante Rebic che magari ti segna 10, 12, 14 gol in stagione, però li segna per chiudere le partite, li segna per sbloccare partite ostiche, perché entra magari gli ultimi 20-15 minuti, cioè... E con i 5 cambi sistematizzati e ufficiali, cioè, anche per le prossime stagioni. Non è scontata questa cosa per me. 0249-428-479, chiamateci e mettete like, che siamo in più di 900 e ci sono 230 like. Malissimo. Bea sarebbe delusissima. Ma infatti Bea è lì che vi guarda e vi dice mettete like. Allora, fate i bravi. Oggi è previsto maltempo a Lugano, ci dicono. Guarda, abbiamo tutto il talk per aggiornarvi minuto per minuto, secondo per secondo, su quello che sta succedendo. Però sicuramente oggi potrebbe essere veramente la giornata giusta. Tutti parlano di una chiusura. Tutti parlano di chiusura della trattativa. Il ragazzo ha forzato tanto, Harry. Il ragazzo ha forzato tanto. Sky dice incontro già iniziato da 40 minuti, ma davvero? Però Sport Italia diceva nel pomeriggio. No, vabbè, Bea non è andato a Lugano. No, 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 perché se qualcuno qua deve andare a Lugano, mandano me. per andare a... perché faccio i video e le foto da mettere sui social. Allora adesso perdonami. Io sono... non entrare in questo. No, io sono effettivamente all'oscuro di questa cosa. Ma è per... Io so che c'è il casino. Sì, diciamo le cose collaterali al casino, ecco. Vabbè, forse ho capito. Ok, capito. No, ma infatti ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Mi dissocio in caso. Nel caso, assolutamente. No, ripeto, non ho idea di che dici. Ecco, Mirko dice: se non dovessi chiudersi positivamente, sarà più facile dire che la trattativa è andata. No, mi dissocio. Ah, ora ho capito. Ora ho capito cosa sia lui. Capito. Dopo mezzogiorno e pomeriggio, è vero anche questo. Quindi magari intendevano. No, non mi faccio portare. No, mi ha fatto però molto ridere il commento sulla trattativa che si salta a Lugano. Vabbè, vabbè. Tra l'altro, facciamo i bravi. Ma perché Alessandro? Maldini che va al blackjack. Vabbè. Allora. Ma c'è Ghiando. Ciao Ghiando, è un mio amico. Tra l'altro bianco nero. Che ti dice, l'aveva capito pure lui. Ciao Ghiando. E qui no. Allora. Hai visto, Ghiando, che ho mangiato il polpo l'altra sera e Pogba si è fatto il menisco? Devo mangiarlo più spesso. Una volta al mese. Una volta al mese, polpo in salsa di patate, buono. Grazie Mirko. Colmiamo con... Basta, non vi leggo più. Proprio questo. Chiamateci, diteci... Non diteci in onda, però 0249-428-479, mi raccomando. Ancora 20 minuti. Telefonate. Ma pensavo fosse Kevin con la tua voce. Telefonata. Ma sei uguale. È vero, se imitare anche Kevin. Ma imita uguale. Telefonata. Perfetto, ma c'è davvero una telefonata? Ma sto male. Non è vero. Pronto. Pronto? Sì, pronto. Chi parla? Maurizio da Lugo, di Romagna. Ciao Maurizio, grande. Innanzitutto ci auguriamo che vada tutto bene a Lugano. Giusto. Senza gli effetti collaterali. E un'idea per far convivere De Ketelaere, Leao e Adli, passare, non in fase definitiva ma in certe partite, a un normale 4-3-2-1 con i due mezzi punti, De Ketelaere, Leao e Adli un po' più indietro.
Quindi un 4-3-3 rivisitato. Ma quindi come punta De Ketelaer? No, come punta Giroud. No, punta Origi o... Il 4-3-3 è però un po' più schiacciato. Ok, ok, ok. 4-3-2-1. Albero di Natale. Leao, esatto. Leao e De Ketelaer, mezzo punta, uno a sinistra, uno a destra, un mezzo destro, mezzo sinistro. Ma non perdi un po' in ampiezza, Maurizio? Non perdi un po' in ampiezza? Ma no, perché se noi mettiamo Kalulu, per esempio, a destra, lui parte, va in fondo, lasciamo più spazio. Ho capito, anche dietro a Teo, chi metti? A sinistra e Tomori parte, e con gli interscambi, In che senso? Si è detto, se mettiamo Kalulu a destra e al centro, Tomori e Kier. Con Kier, ah, ovviamente. Okay, vabbè. Va bene. Va bene, Maurizio, grazie, ne parliamo in onda. Sì. Kalulu nel senso che ha più gamba di Calabria. Chiaro, ecco, certo, chiaro, senso, chiaro. Che può partire di più, crossare meglio e tutte queste cose. Poi, ripeto, nulla vieta alle due mezze punte di andare sull'esterno fino in fondo. Cioè, è ovvio questo. Va bene. Grazie. Grazie per ciao, lo Maurizio. Un'idea. Grazie. Adesso ne parliamo. Ciao. Complimenti. Ciao. Grazie mille. Non, qua in chat so scrivono deve stare l'aro, no, per me era non per me. No, scrivono che Leao deve stare largo, io sono d'accordo. Tutte le partite in cui mettevano 6 giocatori su Leao, 3 giocatori su Leao, raddoppio Leao, in tutte in cui Leao doveva accentrarsi per dare spazio a Teo perché tirava via due uomini verso dentro l'area e Teo aveva spazio, abbiamo sempre faticato un pelo di più rispetto ad altre partite dove lui aveva più spazio sulla la fascia. Speranza per me è che tu arrivi a un punto in cui se Leao è raddoppiato in mezzo di là non hai giocatori che non preoccupano gli avversari. Se tu ti presenti con Ziyech, De Ketelaer e Leao e buongiorno è su chi è che raddoppi, ma anche Adli, De Ketelaer e Leao, sì, perché raddoppia molto Leao movimento. Raddoppia Leao, va bene, andiamo dall'altra parte. Tanto gli uomini finiscono prima o poi dall'altra squadra, non è che sono in 24, no? Quindi... No, sono d'accordo, ma sono d'accordo soprattutto ti presenti sulla carta in un altro modo, le squadre non ti aggrediscono. Cioè noi tante volte, e quest'anno per me abbiamo vinto lo scudetto anche un po' per questo, perché iniziai a far paura, le squadre non ti aggrediscono alto ma si barricano dietro. Poi noi abbiamo un po' di difficoltà quando le squadre si barricano, però Milan con più qualità supera queste barricate per me senza problemi, e se tu ti presenti con questo attacco qui... alle altre squadre gli dici ok, aspetta che stiamo un po' più dietro, aspetta che li aspettiamo, e se hai giocatori Harry che saltano l'uomo come De Ketelaer, come Adli, come Leao, diciamo che è fatta. Abbiamo un'altra telefonata, Kevin? Sì, pronto. Telefonata. Ciao Fabio da Pesaro. Ciao Fabio, conterraneo. Sì. Ciao lo ragazzi. Zio di Harry. Allora, mi avete bruciato non la domanda ma la considerazione. Vai. Allora, usciamo un pochettino dal discorso De Ketelaer perché aiuto. Basta. Io volevo parlare un attimo di Adli. Vai. Allora, il discorso Ziyech o Ziyech, come si chiama lui, è potenzialmente una cosa estremamente interessante. Però Adli, secondo me, da quella parte ti copre tutta la fascia, contrasta. Crossa, cioè Adli in fascia? Adli a destra? A destra, cosa ne pensate? No, io non sono troppo d'accordo, onesto. Cioè, perché? Perché serve del ritmo per giocare in quel ruolo lì. Anche se sei un giocatore di equilibrio come Salmacher è una trottola praticamente in campo. Quindi, non lo so. Per me, da noi Adli può giocare solo in tre quarti o al limite se si cambia modulo mezzala. Però è perfetto per giocare lì, cioè è proprio il giocatore di Pioli, centrocampista offensivo con tanta qualità nei piedi che dà equilibrio e che comunque ma il corre. Fatto, scusatemi, è una sciocchezza che forse non è una sciocchezza, il fatto del primo giorno quando distribuisce che non c'entra niente col discorso tecnico ovviamente, però proprio a livello di personalità, quando distribuisce le bottigliette cioè come per dire io ci sono e mi metto a disposizione della causa, poi vediamo che succede. Per me quella cosa è stata fantastica. Sì, anche per me. Certo. Anche è per vero? Me. Quello lo dicevo ieri, io mi aspettavo, allora sapevamo perché avevamo sentito colleghi di Bordeaux che lui era un giocatore con tanta personalità, non mi aspettavo che uscisse pronti via, mi aspettavo che venisse fuori col tempo, mi aspettavo che fosse un pochino più timidino all'inizio, invece quella cosa lì, l'italiano. Ma guarda cosa ti dico, al raduno a Milanello il 4 di luglio
iniziano a correre lì davanti con sì. Kier, davanti al gruppetto che corrono. E, la cosa successa contro il Colonia, che un Hector, se non sbaglio, del Colonia tira una mezza spinta a Maldini, subito infervorato, tira dritto e va. Ecco, queste cose qua, io me le aspettavo da Adli, ma me le aspettavo un po' dopo. Un po' in là. Cioè, mi aspettavo che partisse un pochino a diesel. E invece le ha tirate fuori subito, forse anche per dire, come dicevamo ieri, mi gioco le mie carte, perché il Milan comunque ha vinto il campionato, sono un gruppo super amalgamato, stanno cercando Ziyech ed Ketelaar, sono arrivato qua, devo farmi vedere sin da subito se voglio ritagliarmi uno spazio importante, no? E devo mettere... Quindi... Per me c'è un giocatore molto interessante questo ragazzo per questa stagione. Bene ragazzi, grazie dello spazio che mi avete dato, un abbraccio, forza vecchio cuore sempre, e comunque anche quest'anno diremo la nostra, quindi tranquilli. Grazie. Ciao ragazzi, buon lavoro, ciao. Bello che pensano che lavoriamo. Sì, tra l'altro. Comunque, grazie Kevin, grazie che tu l'hai fuonato. No, sono stato io. Ah, è stato tu? Sì. Allora, grazie Harry. Allora, telefonato. Magari che mi mandi in confusione, perché mi sembra veramente lui. Cioè, poi non mi accorgo delle telefonate. Comunque, così, Adli sarà molto stimato. Ah, ti dirò di più. Per me è anche la questione della lingua. Ieri Florenzi, intervistato da Sky, ha detto, ha speso bellissime parole per Adli. Oltre a tutto quello che, insomma, che abbiamo detto, che si è subito mostrato voglia, disponibilità, si è voluto integrare, lui si è presentato in italiano. Tanta abbiamo roba. Avuto esperienze di Forza Juve. Okay. Esatto, l'ha detto lui. pronto. Pronto, buongiorno ragazzi. Ciao. Sono Marco da Catania. Ciao Marco, dici tutto. Ciao belli. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa su Adli. Sì. Secondo voi a centrocampo no? Cioè soltanto sulla tre quarti? Come lo vedete, come tipo un simil Pirlo? A due no. A due per me no. A due no. Ok. Tu lo vedi a due? No, ma semplicemente perché per giocare a due nel centrocampo del Milan devi essere veramente A, un motore, B, fisicamente... al top, avere un sacco di automatismi che arrivano con tanto tempo, vedi Sandro Tonali, devi anche coprire tanto le scorribande di Teo, le scorribande di Calabria, cioè è veramente complicato, non è come giocare a due nel centrocampo del City, per dire che vanno tutti, i terzini vanno ovunque, gli attaccanti fanno quello che vogliono, E comunque è sì complicato, però nel Milan per me è ancora più complicato, proprio perché devi anche coprire ciò che fanno gli altri. Certo, però ha una bella cazzimma sto ragazzo, cioè, ha dei piedi buoni e soprattutto ha una grinta pazzesca che non so perché glielo vedo. E quindi sulle tre quarti, se De Ketelaar arrivasse, come sì. sembra che sia, dove lo vedete? A destra o come dice... De Ketelaar, e a sto punto Diaz che fine farebbe? Diaz deve dimostrare tanto per tornare nelle rotazioni dopo la scorsa stagione, anche a livello fisico più che tecnico, ma a livello, secondo me, soprattutto di non intestardirsi più col pallone, l'abbiamo anche visto col Colonia certe volte, lui è bravissimo a saltarne due, ma poi si incespica sempre sul terzo, sul quarto, perché vuole esagerare. Per me De Ketelaar farà il trequartista all'inizio puro, okay. Se poi eventualmente non puoi più fare a meno di Adli, perché entra bene, perché gioca sempre bene, ci mette la voglia, per me si sposterà a destra senza problemi, ma dipende anche dall'arrivo eventuale di Hakim Ziyech, che il Milan sta tenendo, diciamo, lì caldo. Soprattutto lui vuole venire al Milan. Speriamo. Volesse venire davvero al Milan, mi auguro si abbassi l'ingaggio un pochino. Sì, a questo punto Adli potrebbe essere una specie di riserva o di De Ketelaer o di Ziyech. Sì, diciamo. Più di De Ketelaer. Più che altro sono in tre, quando esatto. De Ketelaer gioca centrale, Ziyech gioca a destra, quando Adli gioca centrale, De Ketelaer gioca a destra, Ziyech stesso gioca a destra, esatto. Cioè, stiamo cercando sempre di più, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, giocatori tanto duttili che possono ricoprire più ruoli. Questo è sicuramente lo stesso Origi a inizio carriera giocava largo a sinistra, per dirti, quindi stiamo cercando tanti giocatori di quel tipo lì, cioè che possono ricoprire più ruoli. Questo è fondamentale. Io manderei a fanculo, scusate, Renato Sanchez,
perché onestamente dopo mesi non ti piace non essere la seconda scelta. No, 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 non possiamo esserlo, perché siamo in Milan. Lo possiamo essere. Soprattutto va bene, per una squadra che non ha vinto niente nella sua storia con il Paris Saint-Germain. Quindi... Giusto, che continuerà a non vincere niente. Esattamente. Bravo. Ragazzi, forza Milan. Sempre. E speriamo, stiamo calmi perché ho fiducia su Paolone e Massara, perché loro sanno quello che fanno. Prima o poi arriveranno gli innesti giusti, come l'anno scorso, e faremo la nostra figura. Grazie Marco. Buona giornata. Buona giornata a voi, un abbraccio. Ciao. Si uniscono tutti all'augurio, giusto? No, va bene, ci sta. Cioè, se giochi a FIFA non vinci, te lo dico. Se giochi a Football Manager sì. Cosa c'entra questa cosa? Perché a FIFA fai l'operatore, Football Manager devi fare precisa. No, però il punto è che gioco. Per me la questione di Renato, ragazzi, cioè lui non è che... Non vuole venire al Milan. Cioè, il punto è che se hanno delle preferenze, se poi alcuni tifosi, tanti tifosi, la vivono come un non dobbiamo essere la seconda scelta di nessuno... Ma ci sta. Io lo capisco. Semplicemente se è una preferenza. C'è il direttore sportivo che l'ha portato a Lille e che l'ha fatto rinascere. L'allenatore che l'ha fatto rinascere, con cui ha vinto il campionato. Gioca nello stesso campionato in cui ha già giocato, in cui sta facendo bene. C'è il mondiale di mezzo. È chiaro che possa avere una preferenza. Ma io quella la capisco molto di più rispetto a una mera preferenza di soldi, come qualcuno che ha dato la stessa squadra. In aggiunta ci sono anche quelli. Esatto. Tra l'altro. Quindi ci può stare che Renato preferisca il Paris, ma non è che non vuole venire il Milan. Siamo una seconda preferenza? Sì. Però è un'occasione di mercato, capire. Renato Sanchez? Sì. A quella cifra c'è un giocatore dello stesso livello? No. Sono professionisti? No, è vero, perché poi viene e fidatevi che gioca. Cioè, anch'io non sono particolarmente contento di questo tira e molla, e ci sta, e capisco sicuramente l'umore. Però quello che dice Harry, e secondo me è corretto, è che non è che sceglie il Paris Saint-Germain per soldi, vi ricorda qualcuno, e basta. Ma anche perché c'è il suo vecchio allenatore che l'ha fatto esplodere. Selman scrive, ne ha da farsi perdonare. Ma perché? Vabbè, allora, diciamo che sicuramente avrà da dimostrare di essere un professionista, ma da farsi perdonare mi sembra eccessivo. Cioè, lui non ha mai detto io non voglio andare al Milan. Ha una preferenza? Sì, ci sta. Ma non è che se tu preferisci una cosa o un'altra non significa che non vuoi anche l'altra. Cioè, quando andate a mangiare la pizza, cioè, vi prendete magari la, che ne so, la bufalina, però magari state addocchiando la cotto e salsiccia, la cotto e funghi, la cotto e funghi da un'ora, e dite cavoli, però anche la cotto e funghi mi andrebbe, però la bufalina c'è la mozzarella di bufala, vabbè, prendo la bufalina, ma non è che non vi va la cotto e funghi. Dipende quale vi costa di più o di meno, a quel punto entra in gioco anche quello. È vero, entra in gioco anche quello. Tra l'altro, spoiler, volevo dirvelo perché tipo la seconda pizza più amata dagli italiani è la marinara. Non so come fate. Cioè, mi dispiace, ho letto questa perché statistica. Sono le più semplici, dai. Oh, non è considerabile una pizza. Vabbè, comunque lasciate perdere la pizza. La marinara, esatto, la pizza, i miei asti verso cose casuali. Mangiate il sushi che è meglio che... Esatto, è buono tutto quello, quindi esatto, non dovete esatto. Neanche anche scegliere. La pizza al sushi, tra l'altro. C'è una telefonata. Telefonata? Davvero? Sì, pronto. Pronto, mi sente? Sì, ti sento, la sento. La nome. Sentiamo, pronto, chi parla? Bene, buongiorno, sono Remo da Medicina. Sono riuscito a rincontrarvi. Dunque, scusa, puoi ripetere il nome? Non ho capito. Remo. Remo! Grande, ciao. Remo! Grande. Ciao! Non c'è la beta, ci dispiace. Ti ricordo, forse può darsi che la perdo stavolta la scommessa, ma sono ben contento. Se è vero la notizia che sono veramente, che si incontreranno a Lugano, è vero questa notizia? È vero, sì, è vero. E allora, secondo me, uno dirà, dammi uno, dammi due, ma no, dai, dammi uno, ok, dammi due. E allora, sai, davanti lì, di fronte, a faccia, è chiaro che si balla 1-2000, quindi il Maldini vi darà questi soldi, secondo me. Anch'io penso che... Chi cede, Remo? Chi cede, il Bruges o il Milan? Il Milan. Quindi il Milan alza 35? No, secondo me 34 bonus, arriva 34 bonus, ma metà la futura rivendita... Secondo me va così. Non credo che vada 35. Non ci credo. Però se sono venuti lì vuol dire che
il Brusa che anche 33-34 lo prende, perché evidentemente c'è stato, forse hanno fatto un incontro segreto il giocatore con la dirigenza. Anche se non segreto, Remo. No, il segreto nel senso fra di loro, voglio dire. Sì. Sicuramente. Poi il discorso che è andato al ristorante, che ho sentito che ha stretto alla fine l'occhiolino, cioè, queste cose, vabbè, sono un po'. Sai che è andato a mangiare al ristorante? Sono note di colore, sono curiosità, dai, su. Sì, tutte quelle cose lì. No, secondo me adesso sembra che arrivi, perché c'è l'incontro quattro occhi, o sei occhi, quello che è, o dieci occhi, insomma. C'è l'incontro, come dire, dai, un tripudio di occhi. Va bene, Remo. Voi cosa dite che possa arrivare? Cioè che adesso è all-in a proposito di Lugano, esatto. Cioè dentro fuori, o arriva o si chiude, cioè o è sì o cosa ridi, o arriva o finisce. No, stavolta ci sono il 90% che arriva, perché non puoi, cosa può fare il Bruce? Rifiutare, cosa fare? No, ma infatti, cioè, per flexarti in faccia che non arriva, o no, niente, o per no, non credo proprio. Secondo me il Bruce va lì per dire: dammi gli ultimi colpi, anche se so che magari quello che mi darai lo accetterò, perché il giocatore mi ha rotto le palle, in poche parole, e quindi non posso fare altro che magari il giocatore può aver detto: guarda che io lì non ci andrò mai, rimango da voi. Allora a quel punto, non lo so, ho l'impressione stavolta che per ragazzi stavolta abbia ragione, stavolta è riuscito, ma per questo out però, per l'incontro a Lugano, perché se non c'era nessun incontro e poi doveva aspettare il Blues, si vede che il Blues ha chiamato il Milan, o il Milan ha chiamato, insomma, il fatto che ci vediamo proprio davanti, è chiaro che possiamo dire: dai, mettimi un milione in più. Ah no, dai, ma dai, ti do questo. Abbiamo capito, Remo, va bene. Secondo me a questo punto arriva, è impossibile. Speriamo, che non Remo possa arrivare. Cosa fa? Al fine lui gli dice: voglio 40.000? Ma non esiste mica. Non lo so, mica. Remo, grazie, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Saluto a tutti, grazie. Ciao. Sì. Speriamo di aver ragione. Sì, dai, speriamo, grazie, ciao. Che meraviglia, il colpo finale non ce lo va. Ma il problema è che se vanno a Lugano a dire: diamo gli ultimi colpi, cioè andate, non lo so, ma potevano scegliere a Bologna, un'altra città, a Villa, vabbè, potevano incontrarsi. Sì, so, c'è l'ultima telefonata, Leo. Molta pronto, paura. Pronto, anch'io. Pronto? Pronto? Chi parla? Vediamo se indovini stavolta, mannaggia. Ciao ragazzi, sono Alfredo. Alfredo, ciao. Non mi avete indovinato. No, io sì, è che volevo fare indovinare lui. Io sono un attimo, è stata una sciampata importante quella di Remo. Come dicevano dei vecchi cartoni animati, l'ultimo chiude la porta. Va bene, la chiudi tu, chiudi tu la porta. Nell'hotel di Lugano, credo. Negli anni 70, 80. Vabbè, io quello che vorrei dire è semplice: mi piace, sono veramente contento di sentire tutti gli apprezzamenti per il mister. Guarda, per me è una grandissima soddisfazione, perché io ho sempre creduto, da quando per Pioli è stato preso, certo, non sapevamo che fosse anche un vincente così bravo, ma io mi ricordo sempre quando abbiamo incontrato le squadre di Pioli e ci hanno fatto sempre soffrire, non so se vi ricordate il Cesena, roba, la Lazio, sì. Le squadre che giocavano benissimo a pallone, poi è evidente che, però voi immaginate al Milan se avessimo avuto come allenatore quello che sta con la maglia azzurra e nera. Beh, pioverebbe un po' di più, Alfredo, e non farebbe male, visto che ieri 20 minuti è stato ridicolo in giro, ecco. Però no, ma io al Milan con 3-5-2 così non mi piace, non mi è mai piaciuto come modulo, no, mi sta proprio antipatico. No, noi siamo abituati a allenatori che sono soprattutto anche delle persone con dei grandi valori umani. Forse Sacchi sembrava un po' diverso, Capello appariva ma non era così, il mio amico lo conosce bene. E gli altri tutti allenatori, noi non vogliamo allenatori che fanno cinema, roba, noi vogliamo allenatori, esatto, anche dello spessore umano. Sì. E quello secondo me fa la differenza, con tutto lo staff, non ci dimentichiamo che Calulu, compagnia bella, hanno fatto dei progressi incredibili, non è solo per il mister fa delle cose, poi c'è tutto uno staff che lavora dietro, Murelli e compagnia, da cui da fare non degli applausi, di più, ma più degli applausi,
Va bene, Alfredo. Alfredo, quindi ti ringraziamo. Sono contento di sentire. E l'ultimissima cosa, per quanto beh, gli altri lo sapete, io tante volte, io sono tranquillissimo, il mio sì. Fare. Però l'ultimissima cosa che voglio dire è che veramente ancora non ho capito, io sono convinto che stanno lavorando per cercare di capire qual è il tipo di centrocampista che serve al Milan. Sarà perché, lo scopriremo credo nel prossimo episodio perché è finito De Ketelaere andremo ancora, secondo me, poi vi lascio davvero, devono vedere ancora le qualità di Adli, di Pobega, dove mettere, dove inserirli. E dopo, perché lì su quell'altro, Renato, bella la canzone, per me Renato è andato. Però lì vedrai che troveranno qualcuno che va bene in base, ci saranno piani B, C, D, in base a quello che ci serve. Ok, grazie Alfredo, grazie mille, ciao. Oh, ragazzi, in bocca, è sempre forza Milan, sai che forse stasera vi liberate del lancio di tutti i tifosi, di tanti. Speriamo. Ciao Alfredo. Ciao ragazzi. Siamo in super ritardo, siamo in super chiusura e chiuderei con il messaggio di nostro abbonato Chris G, quindi a Lugano ci aspetta un happy ending. Grazie a Kevin in cabina di regia. Mettete sti like, mi raccomando, voi. Non vi costa nulla, siete tantissimi. Prima di chiudere il video mettete like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e cliccate la campanella spuntando tutte le notifiche, perché così vi arriveranno tutte le notifiche sul vostro telefono quando siamo in onda o quando escono i nostri video. Continuiamo qui su YouTube alle 16 il talk, alle 19 Filo Rossonero con Carlo Pellegatti. Restate con noi tutto il giorno perché documenteremo questo fatidico incontro tra Milan e Bruges per chiudere per Charles De Ketelaere, che domani o dopodomani a questo punto ci auguriamo arrivi a Milano. Grazie Enrico Boiani. Grazie a te Leo, grazie a tutti, ci vediamo dopo il talk, ciao. Grazie anche da Leonardo Menini, ci vediamo domani, ciao. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol insieme.